basta, basta col dire che i clienti sono tutti uguali, perché non è così e te lo spiego in maniera dettagliata all'interno del manuale della Visual Academy. Ogni cliente ha le sue caratteristiche, il suo aspetto emozionale e gli aspetti che lo guidano all'acquisto, tutti elementi che devi prendere in considerazione nel momento in cui il cliente entra nel tuo negozio, perché sono aspetti che andranno ad influenzare la possibilità di chiudere o almeno una vendita. Inoltre, all'interno del manuale faccio una distinzione macro fra due tipologie di clienti, ovvero tra i nuovi clienti e i clienti fidelizzati, ma ancora scendendo nello specifico distingo fra clienti VIP e clienti ricorrenti. Parliamo sempre di clienti fidelizzati, quindi che ormai acquistano regolarmente nel tuo negozio, ma sono due tipologie di clienti differenti, perché il cliente VIP è quel cliente che magari viene nel tuo negozio solo due volte l'anno ma fa uno shopping, diciamo, da paura, lasciandoti delle cifre importanti. Ecco, su questo cliente puoi andare a diciamo coccolarlo e in qualche modo gestirlo al meglio, ad esempio offrendogli una consulenza a porte chiuse, ovvero la possibilità di fare shopping all'interno del tuo negozio in maniera solitaria, quindi senza avere l'elemento disturbante di altri clienti che entrano. Questo può aiutarti ad incrementare le vendite con questo cliente, a far sentire questo cliente importante, mentre per il cliente ricorrente dovrai utilizzare leve differenti, perché il cliente ricorrente è quel cliente che viene da te ma lo fa in maniera magari frequente, ma con scontrini più piccoli. Ecco, per questa tipologia di cliente ad esempio una leva all'acquisto potrebbe essere l'omaggio. Capisci quindi come è importante andare a distinguere le varie tipologie di clienti e capire come andare a agevolare l'acquisto in base proprio alle loro caratteristiche. Se ti è piaciuto questo video metti un like, se vuoi avere maggiori informazioni sul manuale della Visual Academy ti lascio il link qui sotto oppure nel primo commento oppure invio. Ti saluto e alla prossima, ciao!